The Champion! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! Siamo tornati! Siamo tornati a casa, ragazzi! Che gioia! Che gioia! Che gioia! Fantastico, ragazzi! Vi voglio bene dal primo all'ultimo! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Siamo tornati a casa dopo 7 anni! 7 lunghissimi anni! 7! Ne abbiamo vinte 7, adesso punteremo all'ottava, magari non subito, chi se ne frega, ma torniamo a casa. Secondi in classifica, secondi meritatamente. Quando ci davano tutti per morti abbiamo dato la partita che dovevamo fare, ragazzi. Vi abbraccio, abbracciatevi nel gruppo familiare, vogliamoci bene, festeggiamo, godiamoci questo lunedì, questa settimana, questo mese, quest'estate, questo anno, fantastico. Guardiamo la classifica, secondi, non siamo primi ancora, no, ma con il secondo posto possiamo puntare al primo l'anno prossimo, incassiamo tanti soldi, facciamo mercato, è una stagione comunque straordinaria, siamo tornati in squadra con la S maiuscola e ieri abbiamo avuto la dimostrazione. Torniamo a casa, ragazzi, la musichetta, l'abbiamo sognata. Abbiamo avuto sogni, abbiamo avuto incubi e siamo tornati lì, ragazzi, dove meriteremo di essere sempre. Dove meriteremo di essere sempre, ragazzi. È fantastico, non ho la voce, ho un'emozione a mille, ragazzi. Che bello. La meritavamo, l'abbiamo meritata, ce la siamo presa. Secondi, abbiamo vinto 2-0 contro l'Atalanta, l'unica squadra che non avevamo mai battuto con Pioli. E allora, ragazzi, festeggiamo, godiamoci questa bella giornata. Iscrivetevi qui, ragazzi, se non avete ancora fatto male, iscrivetevi subito. Voglio un record di like qui sotto, voglio un record di visualizzazioni. Facciamo la storia di YouTube di Milanello, ragazzi. E andiamo. Allora, che dire, ragazzi, Fantastico. Simone ha azzeccato il pronostico nella diretta di ieri, ha detto 2-0 e 2-0 è stato, ha detto 1-0, 2-0, alla fine 2-0, è meritato, dico, Donnarumma non ha fatto una parata, loro hanno fatto, avuto il pallino nel gioco, sì, ma noi senza punte non potevamo fare altrimenti. E poi una cosa, ragazzi, senza infortuni, sono sicuro, lo dico, vi autorizzo a dirlo, avremmo lottato fino alla fine per il primo posto. Questo è un rimpianto che mi mantengo, ma oggi è il momento dei festeggiamenti, senza andare in piazza, per carità, però festeggiamo qui su Milanello, la casa del Milan, la casa di chi ha il Milan nel cuore, ragazzi. E andiamo! Le pagelle, vi do le pagelle. Donnarumma, che ieri poi era tra quelli più emozionati nei festeggiamenti, ha fatto qualche uscita, anche coi piedi, è andato un po' in anticipo, non è stato sollecitato. Io do un senza voto, che è un bellissimo senza voto. Vi dico la verità, io non ho mai avuto, pur ho tremato dal primo all'ultimo, non ho mai avuto il sentore che l'Atalanta potesse farci gol. Non ho mai avuto il sentore, però è chiaro che avevo una paura incredibile. Senza voto Donnarumma ed è fantastico. Calabria ha fatto un'altra partita di cuore, di sacrificio. Su quel binario spesso andava anche Zapata, è riuscito con Salemakers a filtrare tutto, ha provato anche un po' davanti senza andare a spingere, ovviamente non si è visto spesso, soltanto in un'occasione che ha provato quel tiro cross con la palla che è finita sopra la traversa, però ha fatto una grande prestazione. Poi farò le pagelle per tutto l'anno. Calabria voto 7, ieri ha sudato su ogni pallone. Kier contro Zapata, ha neutralizzato Zapata, monumentale Kier, secondo me ha fatto davvero un partitone, oltre alla leadership silenziosa del nostro principe azzurro preferito, ti mando un bacio, perché ci seguono anche da Milanello senza H, e voglio bene tutti, dal primo all'ultimo, anche quelli che ho criticato. Kier ha fatto davvero un partitone, e ha dato sicurezza al reparto, spesso sollecitato, comunque zero rischi. Un rischio quello su Zapata, ma non colpa sua. Kier voto 9, oggi sono di manica larga, 9 per Kier. Tomori, un'imperfezione proprio sull'unico pericolo, quella quando perde Zapata, va a chiudere per la palla, si finisce sotto le gambe, il diagonale finisce a fil di palo, davvero fuori tanto così. L'unica imperfezione, poi partita straordinaria di Tomori. Ragazzi, con Kier e Tomori nelle ultime 5 partite abbiamo subito 0 gol, 0. Riscattiamo Tomori. E Kier, ragazzi, spero
che duri ancora 3 o 4 anni. Io impazzisco per il Principe Azzurro Kier. Tomori 7,5. Teo Hernandez abbottonato dietro. Una volta è andato, una volta ha preso calcio di rigore. 1-2, bellissimo. Con Sanemakers, rigore sacrosanto. Poi è andato anche dopo. Ha fatto un contropiede, poteva darla sulla destra. Se non sbaglio, a Krunic a quel punto, dato che voleva sfondare da solo, è stato bloccato. Dietro è stato molto attento, devo dire, partita di grande senso tattico, sacrificio, prudenza, è stato decisivo e gli do un bel 7,5, 7,5 e ce lo coccoliamo quest'estate visto che Deschamps non l'ha convocato, meno male. Che sì, lo tengo per ultimo. Vado da Bennacer, che era partito bene, poi però ha perso tante palle pericolose, sanguinose, anche nei lanci ha fatto un po' fatica, obiettivamente non ha giocato bene Bennacer, tant'è che poi è stato sostituito dopo un'ora, ma chi se ne frega, abbiamo vinto ragazzi. Non voglio dare insufficiente, do 6 anche se la gara sarebbe da insufficienza, gli do 6. Sanemakers subito, pronti via dopo 3 minuti, tira alto, ragazzi. Sanemakers ha fatto una partita di sacrificio incredibile. Ha corso fino all'ultima goccia di sudore. È stato sostituito al minuto 78. Ha aiutato tantissimo dietro Calabria. Andava a recuperare palla, a raddoppiare. Davvero partita spettacolare per quanto mi riguarda. Anche perché ha fatto l'1-2 con quel piatto di prima, capendo dove sarebbe andato Theo Hernandez, che poi si è peccato il calcio di rigore. E voglio dare un 7,5 a Sanemakers. Grande, grande, grande. Bisogna migliorare sotto porta, ma ci lavoriamo. Çalhanoğlu, obiettivamente non ha fatto una grande partita. Poi lui sulla sinistra forse è anche un po' sacrificato. Alla fine si è procurato quel calcio di rigore con quel tiro deviato in maniera un po' rocambolesca. Non ha fatto un partitone e gli do 6. Gli voglio dare 6. Ha corso tanto comunque. È andato a prendersi anche qualche fallo. Ha corso tanto. Non, lì fa fatica, soprattutto in una partita di questo tipo, a incidere. Comunque il 6 glielo do, vediamo se rinnoverà oppure no. Adesso sarà per lui un problema lasciare questo Milan, così come per Donnarumma. E vediamo. Brahim Diaz ha fatto una bella accelerazione all'inizio, poteva andare a calciare al limite, invece ad Calhanoglu, poi ha tirato il sinistro, è stato respinto. Devo dire che ha corso, non è stata poi la sua partita. Gli do 6, comunque Brahim Diaz speriamo possa restare. Leao non è sul ruolo, ha provato le palle alte, non ci è riuscito, ma secondo me è stato atterrato poi da Romero, lì c'era forse anche il cartellino rosso nel primo tempo, ma chi se ne frega, abbiamo vinto 2-0. E ha avuto poi una bellissima palla con Meite che ha fatto una transizione importante e lì la palla è finita sul palo. Lì ci siamo tutti disperati, si poteva chiudere, ma chi se ne frega, l'abbiamo chiusa dopo. Do 6 a Leao. Krunic 6,5, secondo me è entrato bene. Meite è entrato molto bene, 7, ha fatto quel contropiede incredibile, e bene, bene anche Meite. Dalot 6,5, un altro che ultimamente sta facendo bene anche quando entra. Mandzukic 6,5, si è preso qualche calcio di punizione, è andato a fare sportellate. Bene così, vi devo dare che sì. Prima passo da Pioli. A Pioli voglio dare 10. Sapete che io non sono un estimatore al 100% di Pioli, anzi spesso l'ho criticato anche recentemente. Ieri però ha fatto la partita che andava fatta. Compatti, dietro, uniti. Ragazzi, abbiamo rischiato nulla, mi viene da dire nulla. Ha azzeccato anche i cambi, in quel momento Bennacer andava sostituito. Ha inserito Meite che è entrato molto bene, lo stesso Krunic. E quindi voglio dargli un 10 per ringraziarlo per il lavoro fatto. Vado poi da Kessié va rinnovato oggi stesso il contratto. Ha fatto una partita incredibile. Ha retto il centrocampo con Bennacer in difficoltà. Era su tutti i palloni, non gliela portavi mai via. Da terra lottava, allungava, prendeva palla, la difendeva nel finale. È andato vicino alla bandierina come faceva Pippo Inzaghi quando le Champions ce le vincevamo a perdere tempo e torneremo a vincere, ragazzi. Su questo sono sicuro, andava anche a perdere tempo. Era ovunque, ovunque Kessié ha trasformato con freddezza due calci di rigore pesantissimi.
su tutto, ovunque c'era lui, ovunque, monumentale, straordinario, stratosferico. Do 10, lo voglio dare a Pioli in rappresentanza del progetto, della guida tecnica, del percorso fatto, lo do a Kessié, che forse è la fotografia più bella di questo Milan, un giocatore monumentale, ragazzi. È fantastico, è bellissimo. Non ho voce, non ce l'avrò. Sarà un'estate bellissima, ce la godiamo. Sarebbe stata un'estate bruttissima, invece è bellissima, ragazzi. È fantastico. La manona che mi ha dato Simone, che ha portato fortuna. E l'anno prossimo dobbiamo arrivare qui, primi. Con questi soldi possiamo sognare in grande. Incassiamo 26,9 milioni per il secondo posto, più 40-50 per la Champions League. Capite che così possiamo tornare a divertirci davvero e a sognare in grande, tornare lì ad essere i numeri uno. La Champions League, fantastica, 7. L'uno è caduto qualcosa, ma chi se ne frega, ragazzi, è il nostro giorno, è il nostro mese, è il nostro anno. Chi se ne frega di quelli che hanno festeggiato, sarà un episodio, speriamo. Per tornare a vincere lo scudetto, dovevamo passare dalla Champions League. Ci siamo, siamo secondi e l'anno prossimo puntiamo al titolo. Tornando in Champions saremo in quarta fase, si preoccuperanno le altre. 7, abbiamo il 7 qui, ragazzi, abbiamo il 7 sulla Champions League. 7 anni dopo torniamo in Champions. Vi voglio abbracciare uno a uno idealmente. Quando sarà possibile faremo un ritrovo di Milanello. Lasciate tantissimi like, voglio che siano record di like. Iscrivetevi qui, non solo, fate iscrivere anche i vostri amici. È una community fantastica. Abbiamo aperto il canale il 20 gennaio dell'anno scorso. Il Milan è diventato squadra, il Milan è tornato in Champions League e Milanello è sempre stato con voi, nella buona e nella cattiva sorte. Ora è buona sorte e ce la godiamo. Forza Milan, oggi più che mai, domani ancora di più. Ieri mi è uscita anche qualche lacrima di gioia. Dicevo ieri a Simone durante una diretta: non devi piangere di tristezza, ma devi piangere di gioia se ci andiamo. Ci siamo andati, siamo tornati e la rialzeremo, ragazzi. Fantastico, godiamocela. Un bacio a tutti. Forza Milan, iscrivetevi, lasciate il like, ci rivediamo dopo e vai!